Salve a tutti amici di Amazon, un piccolo unboxing già iniziato, dato che purtroppo ero cominciato a fare l'unboxing, intanto difatti l'ho appena spacchettato, però ho fatto un pasticcio con il video e quindi ho detto lo rifacciamo perché appunto non mi piaceva il video. Quindi, bando alle ciance, questo è lo scaldamani, ok, della Ocopa, ok? In dotazione, come potete ben vedere, abbiamo un cavo di ricarica dello scaldamani USB e tipo C. Abbiamo un piccolo laccetto da agganciare allo scaldamani. Abbiamo un manuale di istruzioni, ok. Teoricamente c'è anche l'italiano. Ok, amici di Amazon, ho velocissimamente dato un'occhiata al manuale. Comunque c'è il manuale in italiano e vi lascio qui scorrere il manuale così possiate anche voi leggervelo. E adesso io vi faccio un piccolo riassunto. Allora, appunto, finiamo con la dotazione. Dotazione, per ultima cosa, abbiamo questo piccolo astuccio per appunto contenere lo scaldamani. Lo scaldamani, come ben vedete, eccolo qui. Qua di lato abbiamo un piccolo adattatore tipo C. USB che sarà necessario quando dovremo in emergenza caricare il nostro smartphone, dato che faremo in questo modo, quindi collegheremo qui il tipo C, qua colleghiamo l'USB, diciamo, del nostro smartphone e dall'altra parte ci sarà il tipo C che sarà collegato allo smartphone stesso, quindi questo è l'utilizzo a cui serve questo adattatore. Lo scaldamani invece è facilissimo da utilizzare. Allora, prima cosa abbiamo un tasto principale qui on-off, quindi lo teniamo premuto per accenderlo e di fatti si accende una piccola luce, eccola qui, una luce diciamo rossa. Sì, non so se sia rossa o blu, penso sia blu, vabbè, perché appunto diciamo che questi tre LED qua vanno a indicare sia lo stato di ricarica della batteria sia anche la potenza di riscaldamento. Ok, quindi ok, adesso avete visto, adesso non so se si è visto se che lampeggi. Comunque quando lampeggia di blu significa che è totalmente quasi scarico, quindi è quasi scarico. Comunque se andiamo a cliccare nuovamente il tasto di accensione, vedete che si accendono due luci e poi tre luci. Ok, le tre luci indicano che il dispositivo si sta riscaldando alla massima potenza, quindi si scalderà molto in fretta e automaticamente la batteria durerà meno a lungo. Ecco, per spegnerlo si tiene premuto, in questo modo infatti si è spento, e per vedere lo stato di ricarica facciamo una cosa molto rapida. Ho qua un power bank, adesso lo accendiamo. Ok, non così, ok, lo accendiamo in questo modo e teoricamente lo scaldamani dovrebbe essere totalmente scarico, dato che appunto viene comunque riportato di ricaricarlo una volta preso. Ok, difatti vedete che si accende una luce blu solo, quindi significa che ha la carica minima. Ok, quindi adesso io lo lascerò ricaricare, ovviamente lo lascerò ricaricare a muro. Comunque questo è tutto, questo è lo scaldamani, vi ho spiegato come funziona. Lui è interamente in plastica, a parte queste due zone qua che sono in alluminio, che sono predisposte per essere riscaldate, che appunto sono predisposte per riscaldarsi durante l'accensione e di mantenere più a lungo il calore rispetto della normale plastica. Per quanto riguarda altre informazioni utili, è anche questa: qua di lato ci sono due pulsanti che, se voi cliccate, staccano il tappo e questo vi permette di estrarre la batteria e di magari sostituirla nel caso non tenesse più la ricarica o fosse danneggiata, quindi una cosa molto utile senza dover ricomprare un altro scaldamani. Ecco, questo è tutto. Io sono sempre Thomas, il vostro amico di Amazon. Vi lascio qui sotto una recensione scritta e niente. Ciao ciao!